Rosa Iorio, candidato sindaco del centrodestra per le comunali di Isernia. Il comune non ha competenza diretta in materia di occupazione, tuttavia, se lei fosse eletto sindaco, cosa vuol fare per contrastare il fenomeno della disoccupazione in questa città? Non ha una competenza diretta, ma può sostenere le attività produttive, può sostenere le attività commerciali e può sostenere soprattutto l'iniziativa dei giovani e di quelle persone anche meno giovani che sono state escluse dal mondo del lavoro. Per le iniziative commerciali è molto importante combattere la povertà demografica che oggi abbiamo a Isernia e quindi favorire il turismo. E favorire anche piccole iniziative che possano portare la gente di nuovo fuori casa. Ovviamente la gente per spendere deve avere un reddito e quindi sarà molto importante favorire l'occupazione. Il comune può intervenire in forma solidale con le borse lavoro, però è una solidarietà che lascia la dignità alla persona perché offre un'occasione di lavoro. Ma tutto ciò che viene dato è guadagnato dalla persona stessa. Per quanto riguarda l'organizzazione, sarà molto importante ristrutturare anche il SUAP, perché deve diventare un organo, diciamo così, di promozione anche di quelle che sono le iniziative, orientare le iniziative. E ancora, ci sono persone che non hanno la possibilità di intraprendere, queste iniziative perché non hanno una disponibilità economica, ma l'idea è vincente. Ed in questo caso il comune può supportare. Gianni Duva, candidato sindaco con una lista indipendente. Il comune di Isernia non ha competenze dirette in materia di occupazione. Tuttavia, lei cosa vuol fare se sarà sindaco della città per contrastare il fenomeno della disoccupazione? Noi intendiamo affrontare e riteniamo anche di risolvere il problema con due modalità. La prima, più banale, è quella di riportare alla competenza del comune la gestione di tutti i servizi pubblici comunali che ad oggi sono appaltati a società private, le quali inevitabilmente effettuano queste attività avvalendosi sì di personale, ma con il fine prevalente del lucro della società che gestisce il servizio. Noi riteniamo che tutti i servizi, mano a mano che i contratti andranno a scadenza, dovranno essere annullati, revocati e riportati i servizi al comune stesso. Lascio immaginare che con quello che ad oggi è l'utile di guadagno dell'impresa, noi riteniamo di poter quantomeno raddoppiare il numero di unità lavorative impiegate nei vari servizi, senza considerare che naturalmente riassorbiremo tutta la manodopera isernina che eventualmente dovesse oggi lavorare con le aziende che si occupano di questi servizi. Il secondo dei modi con cui intendiamo affrontare il problema è quello di creare un investitore istituzionale di cui il Comune di Isernia sarà capofila, perché avendo la possibilità il Comune di Isernia di mettere a garanzia delle proprie attività finanziarie beni di valore enorme, noi possiamo con questa modalità, coinvolgendo anche soggetti privati all'interno di questo investitore istituzionale, dare credito a condizioni più che vantaggiose ad imprese, alle famiglie, agli artigiani, ai professionisti. Insomma, noi possiamo rimettere in moto l'economia della città sostituendo un soggetto pubblico ai soggetti privati, le banche o le finanziarie, che oggi come oggi non sono in grado di supportare il nostro sistema economico. Siamo con Giovanni Muccio, candidato sindaco della Salute. Allora, Muccio, il comune non ha una delega specifica in materia di lavoro, ma lei ha una proposta concreta per provare a contrastare il problema della disoccupazione? Certamente, basta leggere il mio programma elettorale, vi potete rendere conto di come si possono creare delle cooperative per i giovani e sia per quanto riguarda i giovani cervelli. In breve parole, delle cooperative che prendono in mano l'acqua sulfurea e la gestiscono facendo in modo che questi ragazzi, questi giovani, possono creare lì sopra degli spettacoli, intrattenimento, spettacoli teatrali, un bar, e quindi creiamo un po' di lavoro come cooperativa.
Un altro tipo di lavoro che noi come Guerriero San Nicola abbiamo previsto è la differenziata solida urbana. Noi dobbiamo fare in modo che l'immondizia prodotta dal popolo di San Nicola diventa un business economico. Quindi noi dobbiamo creare delle cooperative che prendano in mano tutto ciò che riguarda lo scarto, dalle bottiglie alla plastica ai metalli, e quindi gestirli noi e fare in modo che da questo materiale di scarto si possa avere un ritorno economico. Un altro grande impegno che il Guerriero San Nicola vuole fare, anche nell'auditorium, riguarda un parco scientifico tecnologico, e lì è tutta una serie di situazioni per cui possono essere impiegati talenti giovani meritocratici, perché noi come Guerrieri San Nicola vogliamo premiare la meritocrazia. Un'ultima cosa per il lavoro, e questo lo si può fare, nel programma quadro 2014-2020 sono previste dalla Comunità Europea 900 milioni di euro al Molise, e se noi come città di Isernia riusciamo a fare dei progetti, possiamo fare atterrare qui a Isernia piccole e medie aziende tecnologiche, e quindi salvaguardare anche un po' di cervelli giovani, al posto di emigrare li facciamo restare qui a Isernia. Peppino Laurelli, candidato sindaco del Movimento Civico Isernia Viva. Il comune di Isernia non ha competenze specifiche in materia di lavoro, tuttavia se lei sarà eletto sindaco, quali sono le sue proposte in materia di occupazione, proposte concrete in materia di occupazione? Il comune di Isernia non ha competenze dirette, però potrebbe avere delle competenze indirette. Innanzitutto noi si parla tanto delle bellezze ambientali della nostra realtà. Il comune di Isernia può fare da incubatore, ma soprattutto può fare da coordinatore. Primo punto, far ripartire questo SUAP. Voi sapete che il SUAP di Isernia non ha ancora rispettato la normativa di legge per l'informatizzazione telematica, per cui la trasmissione delle domande delle aziende alla Camera di Commercio viene fatta ancora in maniera cartacea, per cui c'è una perdita di tempo pazzesca. Basterebbe questa semplice innovazione, rendere la trasmissione telematica per agevolare le imprese di Isernia. Ma noi abbiamo anche un'altra cosa importante. Quindi, paleolitico, operazione di coordinamento degli enti collegati al paleolitico e forte operazione d'immagine che è possibile fare andando a prendere i fondi dei POR, perché il Comune non ha mai utilizzato un fondo europeo anche per il turismo e per l'informatizzazione. Ennio Mazzocco, candidato sindaco della lista Coscienza Civica. Il comune di Isernia non ha competenze dirette in materia di lavoro, ma se lei sarà eletto sindaco, come pensa di fare per contrastare il dilagante fenomeno della disoccupazione? Allora, innanzitutto cercando di recuperare fondi attraverso l'istituzione di un ufficio che vada ad individuare tutti i possibili canali per reperire risorse economico-finanziarie, evitare che possano essere dispersi soldi invece da impiegare nelle più disparate attività istituzionali del Comune che vadano a incidere sull'economia. Così come ad esempio la necessità di eliminare gli sprechi anche attraverso fenomeni di corruttela che sono presenti nell'amministrazione, oppure per esempio attraverso la costituzione di cooperative o gestione diretta da parte del Comune di servizi che competono istituzionalmente all'ente, oppure ancora attraverso in ipotesi la istituzione di una farmacia comunale che possa portare introiti nelle casse del Comune. Raffaele Mauro, candidato sindaco indipendente con due liste collegate, una lista civica e FLI. Il comune di Isernia non ha competenze dirette in tema di lavoro. Se tuttavia lei sarà il sindaco di questa città, quali sono le sue proposte per contrastare il dilagante fenomeno della disoccupazione? L'occupazione, l'amministrazione comunale di Isernia può in qualche modo intervenire sullo specifico nella misura in cui avrà l'intelligenza di contestualizzarsi e di contribuire e individuare soluzioni che coinvolgano non il piccolo intervento. Faccio un esempio, c'è stato qualche candidato che parla ancora dell'acqua solfurea. L'acqua solfurea è un bellissimo argomento che ha forte carattere
sentimentale, ma se ci guardiamo intorno e se guardiamo le realtà nazionali e internazionali, ci rendiamo conto, per esempio, che il termalismo delle acque è un termalismo che ormai è finito. È necessaria una visione d'insieme, è necessario collocare i Isernia in un contesto molto più ampio, fare in modo che vi partecipi, specialmente quando non ci sarà più l'amministrazione provinciale, proprio perché capoluogo, e per l'autorità morale e politica che avrà il sindaco di Isernia, fare in modo che praticamente questa città diventi trainante per idee, per impulso, per obiettivi, non solo rispetto alla città stessa, ma rispetto a tutto il contesto in cui si dovrà collocare, si colloca, e rispetto a quella macroarea che sicuramente non coinvolge solo la provincia di Isernia. Avvocato Ugo De Vivo, candidato sindaco del centro-sinistra. Il comune di Isernia non ha competenze dirette in materia di occupazione. Tuttavia, se lei fosse il sindaco di questa città, cosa farebbe per contrastare il fenomeno della disoccupazione? Ma la filosofia del nostro programma è proprio quella di creare occupazione nella città di Isernia. Ed infatti noi prevediamo, avendo già sul punto recepito diverse istanze che provengono dalle varie associazioni che abbiamo avuto modo di ascoltare, di rendere Isernia più attrattiva, e questa attività noi intendiamo svolgerla attraverso la riqualificazione, il risanamento e la ristrutturazione non solo del centro storico, ma di tutti i quartieri della città di Isernia. In questo modo noi riteniamo di poter creare occupazioni attraverso uno svolgimento di un'attività edilizia di conservazione dell'esistente. Oggi a Isernia viviamo una fase edilizia di terza generazione, cioè dopo la fase di emergenza, quella che è seguita immediatamente dopo il bombardamento di Isernia, dopo la fase di espansione che abbiamo avuto dagli anni 60 in poi, Isernia non ha più bisogno, riteniamo, di nuove costruzioni, ma di conservazione dell'esistente. E quindi attraverso questa attività di conservazione dell'esistente noi intendiamo cambiare il volto della nostra città, rendendo la nostra città più vivibile, dare occupazione alle attività imprenditoriali edilizie che operano nella nostra città, e rianimare attraverso lo svolgimento di attività economiche artigianali il centro storico e tutti i quartieri della nostra città. Questa potrebbe essere ed è una grande idea di finalizzata a creare occupazione nella nostra città e a rendere la nostra città più vivibile, e quindi restituire a Isernia quello che è il suo ruolo naturale, cioè essere il centro attrattivo dell'intero territorio. L'auditorium, cosa farne per non far sì che diventi una cattedrale nel deserto? Non lo deve essere, assolutamente. Intanto dovrà essere un punto anche di richiamo e quindi proprio di incremento del turismo di cui stavo parlando, e poi anche movimentare da un punto di vista culturale la città. Noi tra l'altro abbiamo un notevole aiuto ad Isernia in questo momento anche per la gestione dell'auditorium, perché si è costituita un'associazione di associazioni che vogliono promuovere la cultura Isernia e ogni tipo di iniziativa che possa vivacizzare questa città a tutti i livelli, e quindi sarà molto importante collaborare con loro. Ed è per questo che io, anche in un incontro che ho avuto con le associazioni, ho detto che avrei ricercato, ove fossi diventata sindaco, un luogo all'interno del comune dove avere tutte le associazioni, quindi diciamo un unico luogo adeguatamente attrezzato, dove le associazioni possono fare riferimento. Non sarà facile. Il problema dell'auditorium noi riteniamo vada affrontato in maniera molto diretta e molto decisa. Certamente dopo aver atteso che la magistratura faccia il suo corso, sappiamo che c'è un'indagine della magistratura sulle modalità di affidamento e di gestione dei lavori dell'auditorium, sappiamo che per il completamento dell'auditorium sono necessari ancora qualcosa come 20 milioni di euro, se non 25 come qualcuno dice. Non abbiamo a disposizione tutta la documentazione, ma ce lo procureremo non appena ci insedieremo al comune,
e sicuramente utilizzeremo l'auditorium per il fine a cui è stato, per cui è stato pensato, quindi per spettacoli di elevato livello. Pensiamo ad una scuola per le arti che abbia sede all'auditorium, ma qui non diciamo niente di nuovo e niente di diverso da quello che ha pensato la precedente amministrazione. Noi però vogliamo senz'altro utilizzare gli spazi che sono all'interno dell'auditorium, eventualmente per la creazione di una facoltà universitaria ad hoc. Vogliamo utilizzare la galleria commerciale per una mostra permanente per l'artigianato locale, eventualmente adibendo anche degli spazi alle attività artigianali che intendono ubicare lì i loro laboratori. E poi sicuramente pensiamo all'istituzione di un'area museale che potrebbe trovare posto all'interno di questa struttura. E poi quello di cui siamo convinti è che sarà anche opportuno chiedere con una consultazione popolare alla popolazione isernina cosa fare dell'auditorium. Noi intendiamo utilizzare queste modalità di democrazia partecipata in maniera più o meno costante. Allora, nel nostro programma l'abbiamo ben specificato: l'auditorium deve diventare un parco teatrale e musicale. Dobbiamo fare in modo, poiché è una grande struttura, solo con il comune non possiamo gestirlo. Allora dobbiamo fare in modo che qui entrino dei privati ad alto livello che assieme al comune gestiscono questa cattedrale e fare in modo che questo auditorium abbia una valenza non solo regionale ma interregionale e se non addirittura europea. Ma ci vuole anche l'aiuto di qualche privato a livello nazionale che gestisca assieme al comune questa grande struttura e ne faccia un tempio della musica e del teatro. Il nostro progetto prevede la realizzazione di una scuola di eccellenza per i giovani su cui orbiteranno le presenze di grandi maestri delle arti in generale. Questo diventerà un volano per la città, un volano di turismo e un volano di opportunità economiche reali. L'auditorium, a nostro avviso, ha bisogno innanzitutto di una direzione artistica che possa programmare concretamente e adeguatamente i vari spettacoli sotto il profilo teatrale, cinematografico e quant'altro, attraverso anche la istituzione di scuole di danza, di musica, oppure può l'auditorium essere utilizzato come sede di circoli anche culturali, ricreativi, ludici, sportivi e quant'altro. Cercare quindi in riferimento a questa struttura di creare tutte quelle situazioni per cui quest'opera che è stata ormai realizzata possa avere comunque un suo utilizzo idoneo. L'auditorium è una bellissima cosa, è una bellissima struttura, anche se io non sono mai stato d'accordo sulla localizzazione. Perché? Perché non ha senso che in una città che è sì circondata dal verde, ma che al suo interno non ha spazi verdi, c'è sta solo la villa comunale dove praticamente c'è la corsa, bisogna fare lui perfino giocare a pallone, c'è un figlio di 13 anni che deve aspettare per giocare a pallone. Quindi togliere una struttura verde quale poteva essere, in cui poteva essere convertito il vecchio campo sportivo e metterci una cosa del genere non mi sembrava la più un'idea delle migliori. Però l'idea di un auditorium è sicuramente positivo. Allora, se resta una struttura che al servizio della sola città di Isernia è una struttura assolutamente inutile, perché praticamente sarebbe il clone di una struttura come quella che ha l'amministrazione provinciale, la sala della provincia, che sono 450-500 posti, o l'altro clone, in modo più maggiore, della sala dell'ITIS, che pure ho realizzato io, che sono circa 250 posti. Allora, per potenziare questa, per dare effettivamente efficacia alle potenzialità di questa struttura, il discorso deve essere molto più complesso. Bisognerebbe, ed è sarà necessario, inventarsi eventi che possano
attrarre anche eventi di nicchia, ma particolari che possano attrarli. Il che vuol dire che l'auditorium, se porta ricchezza, richiede anche degli investimenti. Il che vuol dire che finalmente i Isernia, se vorrà sfruttare l'auditorium, dovrà investire anche sulla cultura. Cosa fare dell'auditorium? È un problema veramente difficile questo da affrontare. È stato inaugurato, ma è stato immediatamente chiuso. Forse probabilmente vi si svolgerà qualche sporadico spettacolo, però tutto questo non è sufficiente. È chiaro che, essendo già stato realizzato, essendo stato già inaugurato, l'auditorium dovrà avere un ruolo nella nostra città e noi cercheremo di conservare il ruolo per il quale è stato realizzato e per il quale è stato costruito, cioè un luogo nel quale si realizza la cultura Isernia. Troveremo sicuramente il modo perché questo obiettivo venga perseguito e sia realizzato. Sport e attività ludiche sono settori che presentano ancora qualche criticità. In particolare l'Isernia Calcio sta vivendo un momento di sofferenza con i tifosi che addirittura minacciano l'astensionismo dal voto. Se lei sarà eletto sindaco, come pensa di fronteggiare queste istanze senza illudere nessuno naturalmente? Non voglio assolutamente illudere nessuno, lei parla con una tifosa, io sono una tifosa di calcio e quindi io credo che una città debba avere la sua squadra, soprattutto quando ha i buoni risultati che noi insomma, abbiamo visto, anche se ovviamente vediamo alterne fortune. Insomma. E purtroppo il comune direttamente non può fare nulla, ma perché non può versare denaro in questo senso. Però io credo che se sosteniamo le associazioni, se sosteniamo chi si occupa di, noi avremo già fatto tanto. Per quanto riguarda lo sport in generale, nel mio programma c'è una cittadella dello sport, che non è una fantasia, è una realtà. In che senso? Noi abbiamo già un bel campo sportivo, con un campo sportivo accanto, abbiamo bisogno di un altro campo sportivo. Sembrerà un'assurdità, ma qui c'è la gente che fa fila per giocare, fa la fila per giocare. Giocare vuol dire salute per i ragazzi, mentale e fisica. Perché lì c'è lo sport e quindi c'è il fisico che si robustisce e mentale perché si ha un'occupazione bella che allontana dalla strada, allontana da cose, allontana da momenti di ozio che diciamo non favoriscono la salute mentale dei ragazzi e anche dei meno giovani perché oggi lo sport è fatto anche dai cinquantenni, quindi insomma dobbiamo pensare anche a questa fascia d'età. Sarà importante avere una pista di pattinaggio, è già partito, sono partiti i lavori per la pista ciclabile e quindi quella zona dove, diciamo, dove c'è il campo sportivo dovrà essere una zona di sport e di salute, quindi un parco della salute che si incrocia con la cittadella dello sport. Senza illudere nessuno, noi possiamo innanzitutto accollarci in maniera completa alla gestione degli impianti, dandoli però in contempo in uso in comodato gratuito ad un'associazione fra tutte le società sportive, a cominciare dalle società calcistiche, ma non solo. Noi abbiamo diverse strutture, sicuramente nel nostro programma prevediamo il completamento dell'area sportiva delle Piane, con la creazione innanzitutto di una strada di accesso, eventualmente con la riconversione dell'area dell'attuale terminal degli autobus per destinarla a fini ludici e sportivi. Noi sullo sport crediamo molto come modo per affrontare il degrado sociale nell'ambito giovanile. Crediamo che lo sport possa essere una leva per sottrarre i giovani alla malavita, sottrarli all'uso della droga e a tutte le altre problematiche che ruotano intorno al disagio giovanile. Guardi, qui c'è un dato di fatto, i giovani oggi non hanno punti di riferimento, lo sport è il maggior elemento per fare in modo che i giovani si dedichino allo sport, quindi anche i giovani che oggi non avendo un punto di riferimento nello sport si dedicano ad attività come la droga, alcol, quindi dobbiamo fare in modo che noi come quartiere San Nile creiamo in ogni piccolo quartiere degli impianti sportivi leggeri dove i giovani si possono incontrare e socializzare e quindi allontanarsi da quella che è la tossicodipendenza. Per quanto riguarda il calcio ci vuole un impegno politico
perché è impossibile che un solo imprenditore possa mantenere una squadra con i costi che oggi ci sono, e quindi l'impegno della politica è fare in modo che sia un bene collettivo, perché tanti giovani oggi si dedicano al calcio, vanno al calcio e quindi danno tutto loro stessi a questo mondo sportivo che serve in particolar modo ad allontanare, ripeto, i ragazzi dalle devianze sociali, che purtroppo oggi se ne parla poco di questi ragazzi, e quindi ogni famiglia ha problemi di tossicodipendenza, di alcolismo. Dobbiamo intervenire e lo sport è il maggior elemento per aiutare questi giovani. Innanzitutto noi abbiamo candidato un rappresentante delle associazioni sportive di Isernia. Questo per dire che la nostra attenzione allo sport sarà grande. In primis, al di là dei problemi delle associazioni sportive, abbiamo un problema dello sport Isernia tout court. Ho già detto che farò il parco dello sport nelle piane. Impedirò che le piane verranno ulteriormente violentate urbanisticamente da chiunque, e nel parco dello sport porterò quello che era un vecchio progetto, il nuovo palazzetto dello sport. Dovrò rintracciare quei fondi che erano destinati al bocciodromo e riqualificarli, ritirarli fuori e trasformarli come fondi per iniziare il discorso di realizzazione del nuovo palazzetto dello sport. Riqualificherò tutta l'area del terminal, perché oramai questo è un terminal abbandonato che è diventato una discarica a cielo aperto. Lì realizzerò impianti sportivi per i giovani, creerò piste ciclabili, creerò il vero parco dello sport, e lì le terre saranno gli orti da dare alle persone per fare un altro grande sport, quello della coltivazione dei propri hobby legati alla natura. Ma poi c'è il rapporto con le associazioni sportive. Dobbiamo trovare il modo perché si mettano a sistema le associazioni. Non è vero che a Isernia non ci sono soldi, a Isernia si spendono molti soldi e abbiamo delle squadre di ottimo livello, in A2, squadre di pallavolo. Dobbiamo semplicemente sostenere il privato perché riesca a fare dello sport agonistico di Isernia anche un punto di eccellenza. Innanzitutto realizzare quegli impianti necessari che consentono a tutti di svolgere le attività sportive di competenza, e in modo particolare per quanto riguarda l'Isernia Calcio affidare in gestione alla società stessa il campo sportivo. Questo comporterebbe anche un risparmio per le casse comunali, e sempre in questa ottica vedrei la costruzione di centri anche di ristoro, sempre da affidare alla società Isernia Calcio, in modo tale che la stessa possa avere delle fonti economiche per far fronte a quelle spese necessarie perché la società possa essere viva e vitale, e quindi soddisfare quelle aspettative che ripongono nella società stessa i tifosi, e che rappresentano un sano impiego del proprio tempo libero. Allora, lei sa che quando ero presidente dell'amministrazione provinciale, da maggio a giugno di ogni anno per 10 anni sono stati organizzati corsi gratuiti per lo sport, non solo. C'era, io in parte ho realizzato, adesso non so che fine ha fatto, un programma per la realizzazione di certe delle piscine, perché dal mio punto di vista fino a 14 anni lo sport deve essere diffuso e gratuito. E avevo preso una serie di iniziative anche per ampliare l'offerta sportiva, cioè anche agli sport minori, perché lo sport non è solo il calcio. E poi bisogna dare la possibilità a tante persone che non è versata per il calcio di poter comunque praticare uno sport. Quindi sullo sport credo che la mia storia amministrativa dimostri quanta attenzione abbia avuto per questo, per il calcio. Io non sono per i contributi fini a se stessi. Una cosa è il tifo, una cosa è lo sport, la pratica sportiva diffusa. Che secondo me deve coinvolgere anche, per esempio, poi diversamente abili. Nella piscina che avevo progettato, appaltato, che doveva nascere vicino all'istituto tecnico commerciale, che neanche so perché mai
poi non sia stata più realizzata, perché non so quei fondi che fine hanno, hanno fatto, perché era già finanziata. Per esempio erano previste delle vasche che erano destinate proprio ai portatori di handicap, che sarebbero serviti anche per l'idroterapia. Allora, io non mi sono sottratto, quando ero presente all'amministrazione provinciale, a un contributo a favore dello sport, ma del calcio, anche del tifo e dell'agonismo, ma in che modo? Acquistando degli abbonamenti. Io acquistavo degli abbonamenti che poi distribuivo gratuitamente ai coloro che non avevano le capacità finanziarie per poterlo acquistare, a coloro praticamente che versavano in particolari situazioni. Quindi da parte mia non sarebbe nessun non avrei nessuna difficoltà a dare un sostegno alla squadra della Isernia per sostenere il tifo cittadino, purché questo poi mi dia una utilità diffusa e sociale. Ma io credo che per il calcio, come per le altre attività sportive, una qualsiasi amministrazione debba adoperarsi al massimo delle sue possibilità e delle sue capacità. Innanzitutto Isernia ha bisogno di un ampio, vasta zona per lo svolgimento di attività ludiche e di attività sportive. Noi abbiamo individuato la località Le Piane, che è zona naturalmente destinata allo svolgimento delle attività sportive. Per quanto riguarda il calcio, noi cercheremo di affrontare questo problema e di venire incontro alle aspettative e alle speranze dei tanti sportivi che stanno a Isernia. Isernia ha una grande e antica tradizione sportiva, soprattutto nel calcio, e le speranze degli sportivi dovranno essere senza dubbio corrisposte, dovranno essere senza dubbio realizzate. Gli altri candidati sindaci, c'è qualcuno che teme in particolare? Se sì, perché? No, guardi, non vorrei essere retorica, ma non temo veramente nessuno. Credo che ognuno di noi vada per la sua strada, siamo persone assolutamente diverse e quindi non comparabili, nel senso che se qualcuno vuole Rosetta al Comune non può essere indeciso tra Rosetta e Ugo Di Vivo, Rosetta e Mauro, Rosetta e Duva. Deciderà, e io l'appello che faccio ai cittadini, e mi permetto di farlo in questo momento, è quello di decidere in assoluta libertà, pensando bene e proiettando così nel futuro quello che è la personalità e quelle cose che abbiamo detto per ognuno di noi. Io credo che gli isernini bocceranno in maniera clamorosa comunque non solo la possibilità di Rosa Iorio di arrivare al primo turno, a divincere al primo turno, ma bocceranno la logica dei partiti che sottintende altri due candidati. Come dire che io mi auguro e sono convinto che gli isernini sceglieranno per chi, come me, ha deciso di allontanarsi dalla logica della partitocrazia. I partiti hanno veramente demeritato negli ultimi anni e ormai c'è lo sfacelo del sistema politico italiano, basta vedere gli arresti e gli ultimi scandali legati alle enormi somme erogate ai partiti per il rimborso elettorale. Io penso che gli isernini, come gran parte degli italiani, sono stufi del sistema dei partiti. Penso che io posso intercettare una grande quantità di voto incrociato che proviene proprio dai candidati che sulla carta dovrebbero essere più forti, cioè quelli i tre espressioni dei partiti, centrodestra, centro, centrosinistra. Io non credo che gli isernini voteranno per i partiti, io credo che sceglieranno una lista civica e credo che il voto incrociato mi premierà in maniera sostanziale e sarò io a battermi con Rosa Iorio al ballottaggio. Io non temo nessun avversario, perché io sono l'ultima ruota del carro, perché io sono del popolo. Questi candidati sindaci sono persone che ormai in politica ci sono da sempre e noi vogliamo rappresentare il nuovo che avanza, vogliamo rappresentare soprattutto le classi più deboli, dalla parte degli ultimi. Questo è il nostro slogan, quindi io non temo nessuno, perché se il popolo capisca, è arrivato il momento di una svolta. Guardate i Isernini, quanti candidati, non si capisce niente, in ogni famiglia ci sono due candidati, famiglie che si spaccano. Ma perché questo? Perché il potere non vuole perdere il potere e allora fanno in modo che tutti quanti si candidano, e questo è veramente
veramente, cari cittadini Sernini, è una cosa che grida vendetta, significa che c'è povertà, qualcuno, tutti si candidano con la speranza di qualcosa, non c'è niente, cittadini Sernini, una cosa sola vi dico, mandiamo a casa questa politica del dire e non del fare, mandiamo a casa i soliti personaggi che ai segni da 30 anni comandano sempre loro, da 30 anni fa c'erano i loro nonni, dopo ci sono stati i loro figli, adesso i nipoti. E così in politica è arrivato il momento di una rivoluzione culturale. E quindi Guerriero Sannita sta qui perché voi possiate finalmente dare un voto di protesta. Io non temo nessuno, sinceramente, perché il progetto di Sernia Viva si colloca totalmente al di fuori degli altri progetti. Noi stiamo facendo, abbiamo come unico interlocutore la nostra città, i nostri cittadini, perché stiamo offrendo a Isernia una speranza e una vision, che cosa vorremmo dare a fare di questa città e che cosa vogliamo fare di questa città per i nostri giovani. Se dovessimo sintetizzare con uno slogan, Isernia per i giovani, ma solo per una ragione, perché noi vogliamo che i giovani restino in questa città e non siano costretti, come oggi, ad andar via. E un'amministrazione oculata deve pensare soprattutto a questo, come non perdere il proprio futuro. Ma guardi, noi non temiamo nessuno, perché per quanto ci riguarda noi ci affidiamo direttamente alla cittadinanza, ai singoli individui. Come ho già più volte detto, la nostra è una lista dei cittadini e quindi noi siamo convinti che attraverso la partecipazione attiva e fattiva dei cittadini possiamo raggiungere un buon risultato per poter essere presenti in Consiglio Comunale e far valere in quella sede istituzionale il nostro programma e quindi il raggiungimento di tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati e che di volta in volta saranno rappresentati dall'elettorato e dalle persone che hanno a cuore le sorti di questa città. Ma io non, facendo l'avvocato, non sono abituato a temere, allora innanzitutto a non vedere gli altri come avversari, ma come interlocutori. Dopodiché c'è sempre nella mia professione un terzo che decide. Semmai io più che temere gli altri candidati sindaci, devo temere necessariamente solo ed esclusivamente il giudizio degli elettori. Ho grande stima di tutti i candidati sindaci e credo che tutti parteciperemo con lealtà a queste elezioni. Vedremo quali saranno i risultati. Cosa farà nei primi 100 giorni di mandato se sarà lei il sindaco di Isernia? Tante cose, bella domanda, che cosa farò? Innanzitutto riunirò tutto il personale del comune, parlerò con loro per una ristrutturazione proprio della macchina comunale, perché ci aspettano tempi molto duri, molto difficili. Qualcuno mi potrebbe dire, ma tu già vieni da un'amministrazione, perché non l'hai fatto? Io ribadisco che sono stata un assessore, ho potuto fare tante cose perché il sindaco me l'ha consentito e ringrazio ancora Gebri Melogli per quello che mi ha consentito di fare anche in autonomia, però non sono stata un sindaco. Un sindaco può decidere e può dare un'impronta. E i tempi sono tra l'altro cambiati, Isernia è caduta, insomma è stata investita dalla crisi economica che noi conosciamo da poco, perché in questo momento veramente io che sono a contatto con tante persone registro che c'è veramente disperazione per assenza di lavoro, disperazione per un bisogno generale. Ci sono intere famiglie che hanno perso il lavoro, figlio, madre, padre, insomma sinceramente è difficile porsi anche nei loro confronti ed è difficile anche dire a loro e chiedere il voto perché hanno altre cose importanti a cui pensare. Però io credo che questo faccia parte anche di una possibilità per il futuro. L'ho già detto più volte, mi occuperò del problema dell'occupazione. Credo che questo sia il problema prevalente e più urgente. La prima cosa che faremo è creare l'investitore istituzionale di cui ho già parlato. La seconda sarà quella di revisione di tutti i contratti di affidamento relativi ai servizi pubblici locali di competenza del Comune e affronteremo in maniera sostanziale, decisa, determinata il problema dell'occupazione, consci che affrontato e
almeno inizialmente, risolto questo problema, a tutti gli altri diventerà molto più facile sia affrontarli che risolverli. Guarda, i primi 100 giorni dovrò mettere mano alla macchina amministrativa burocratica, devo rendermi conto di come è formata, perché non è facile, dopo 10 anni di potere, vedere che cosa c'è in quelle stanze, che cosa c'è in quegli atti. Una cosa è certa, io che ho fatto per 30 anni ufficiale di polizia giudiziaria, dovrò vedere bene la situazione come sta. Una cosa è certa, cominciamo a far partire questa macchina burocratica nei migliori dei modi e tutte le persone superflue possono fare la valigia e andare a casa. 100 giorni di mandato, sarà necessario innanzitutto cercare appunto di individuare le risorse economiche per attivare un'azione amministrativa fattiva e concludente, e quindi innanzitutto la istituzione, come ho già detto, di un ufficio che vada a reperire possibili risorse economiche messe a disposizione dagli enti sovraordinati, la necessità di dover spendere bene i soldi comunali anche attraverso una impostazione delle gare di appalto tali da evitare la lievitazione dei prezzi e quindi reperire ulteriori risorse da destinare alla realizzazione anche di quelle strutture che uniche possono effettivamente da un lato andare incontro alle esigenze dei cittadini e dall'altro mettere in moto una economia anche indotta che crei occupazione. Nei primi 100 giorni di mandato la prima cosa che vorrò fare è sicuramente quella di mettere a punto la macchina amministrativa, perlomeno di garantire l'ordinaria amministrazione. Faccio un esempio banalissimo. È inaccettabile che vi siano alcune cosette, alcune cose che siano state fatte ad Isernia e che poi siano state di abbandono e di degrado. Credo che il decoro di tutto ciò che sia pubblico sia fondamentale. Mi ricordo un'amica mia che mi viene una volta in provincia, dicono una stupidaggine, ma questo forse rende il senso di quello che voglio dire. E si meravigliò del fatto che i bagni dell'amministrazione provinciale erano puliti e che nei bagni trovava, oltre alla carta igienica, che dovrebbe essere una cosa scontata, ma non lo è, basta. Chi pratica gli uffici pubblici sa benissimo che non è un accessorio sempre presente, ma trovava il sapone, trovava le salviette per asciugarsi le mani, cioè erano dei bagni decorosi. Allora, il decoro fa parte delle istituzioni. Messa a punto la macchina, ragionamento di obiettivi che per me sono sicuramente fondamentali, rendere quindi una città più ordinata, una città pulita, la città dei servizi, la città della cultura, la città dei giovani. Nei primi 100 giorni di mandato è proprio la realizzazione di questo mio progetto, quello cioè di affidare immediatamente ad una squadra di tecnici la possibilità di realizzare questo mio sogno, la ristrutturazione, la riqualificazione, il risanamento del centro storico di Corso Garibaldi, di quartiere San Lazzaro e delle borgate che si trovano nei posti più amini della nostra città e che però sono da lungo tempo trascurate. Quindi mi vorrei impegnare immediatamente per realizzare questo progetto, ma non trascuro nel modo più assoluto gli altri progetti che abbiamo previsto nel nostro programma, quali quello della realizzazione del Parco Paleolitico, un progetto che esiste al Comune di Isernia dal 1998 e abbandonato nei cassetti e non è stato mai realizzato, venne già predisposto ed approvato dalla Giunta quando era sindaco Caterina, il dottore Caterina. Un parco paleolitico potrebbe ridare speranze di sviluppo alla nostra città, soprattutto laddove si pensi ad un parco che abbia le modalità di un parco tipo Walt Disney, un Jurassic Park, laddove è possibile realizzare anche ricostituire l'ambiente paleolitico, ricostituire l'ambiente anche attraverso animazioni, impegnando sul punto i più esperti che esistono oggi in Italia. Data la situazione di bilancio del Comune di Isernia, lei come si comporterebbe in tema di aliquota IMU?
Noi siamo nell'assoluto buio per quanto riguarda, ma questo non per nostro difetto, ma perché non si è deciso ancora a livello statale. Però io dico che è banale, ma dobbiamo tagliare le spese e non le spese, tutte le spese inutili, quelle che magari in altri momenti potevano sembrare importanti, ma che in un momento di bisogno come questo sono da tagliare. Dobbiamo, ripeto, avere due mani, l'una per favorire le attività produttive, l'altra per sostenere le persone che sono nel bisogno. Io cercherò per quanto mi è possibile di non aumentare i tributi comunali e per questo cercherò di essere molto attenta e infatti tra le prime cose che farò nei 100 giorni sarà avere la ragioneria, il bilancio, cioè la sezione del comune, l'ufficio del comune che si occupa di questo accanto a me per chiarirci insieme e vedere quello che si può fare per il futuro. Innanzitutto diciamo che l'aliquota base non siamo in condizioni di variarla perché le norme non lo consentono. Sicuramente noi in materia di IMU adotteremo una politica finalizzata ad abbattere in maniera consistente le aliquote per la parte più debole della società, per la parte più povera, per la fascia più povera della società. Sicuramente adotteremo un'esenzione totale per le famiglie con portatori di handicap che non abbiano ovviamente redditi al di sopra di un certo limite. E poi il nostro problema sarà senz'altro, il nostro principale apporto a questo tema sarà quello di affrontare il federalismo fiscale di cui l'IMU è solamente una piccola parte con modalità innovative. Io l'ho già detto più volte, sono un esperto in quanto professionalmente mi occupo di federalismo fiscale, sono il dirigente del servizio soluzioni per il federalismo fiscale della mia società e quindi della regione Molise. Ritengo che i temi del federalismo fiscale possano essere affrontati in una realtà come quella di Isernia in modo da trasformarla da minaccia per la nostra economia in una grande opportunità. Isernia può riuscire a valorizzare e a far rendere le proprie risorse naturalistiche, basti pensare all'acqua e non solo, in maniera tale che il federalismo fiscale per noi sarà una grande opportunità. Intendiamo sfruttarlo il federalismo fiscale e non subirlo. L'IMU rientrerà in questa logica, io sono convinto che in questa logica noi potremmo fissare al minimo le aliquote dell'IMU. Io ho detto, bisogna far partire tutta una serie di lavori che possono portare ricchezza al comune. Io personalmente, ripeto, che posso dire? Vi potrei dire che non aumento. Certamente, quello è il mio obiettivo, ma dobbiamo fare in modo che le classi deboli non pagano più, perché qui c'è gente, famiglie, che non hanno come vivere. Ecco perché nel nostro programma abbiamo anche previsto una mensa per i poveri. Io lo capisco che la gente si mette vergogna andare lì a mangiare, ma lo faremo in modo tale che sia un centro ricreativo, di socializzazione, che ci sia un pasto caldo. Qui la situazione è grave, cittadini serviti, la situazione è grave. Io spero che lo capiate e spero che questa volta il 6-7 maggio in quella cabina dove non vi vede nessuno votate il candidato sindaco del Guerriero Sannita Giovanni Muccio. Potete votare chiunque come candidato e consigliere di altre liste, ma date uno schiaffo morale. Liberiamoci da questa politica del dire e non del fare. Liberatevi in particolar modo della vostra della dignità. Riacquistate la dignità, riacquistatela, perché siamo esseri umani e noi dobbiamo riacquistare la nostra dignità di essere umani. Guardi, il bilancio dovrà essere affidato sicuramente a degli specialisti, perché innanzitutto noi non sappiamo com'è il bilancio, abbiamo cercato di acquisirlo per farlo valutare da un gruppo di esperti a noi legati, non di Isernia, e per poter dare una proposta proprio sul bilancio. Mi crederà, in 4 mesi non siamo riusciti ad avere il bilancio.
Quindi prima cosa, lei mi dice com'è il bilancio. So che è un bilancio fortemente passivo, ma se mi chiede quali sono i punti deboli di questo bilancio non glielo so dire perché non siamo riusciti ad acquisirlo. Abbiamo chiesto ai consiglieri comunali di Isernia di procurarci il bilancio e non siamo riusciti ad averlo. Sarà un nostro difetto probabilmente, ma credo che se un bilancio viene nascosto vuol dire che qualcosa non quadri. Quindi noi dovremmo affidare innanzitutto a degli esperti di tecnica di bilancio la valutazione del bilancio cittadino e trovare quelli che sono gli elementi di riequilibrio. L'IMU sarà proporzionata alla situazione del bilancio. Certo, l'IMU per la prima casa dovrà essere il più basso possibile, soprattutto dovrà essere in funzione del valore delle abitazioni. Non si possono mettere tutte le abitazioni sullo stesso piano, ma questo già lo prevede la legge, ma bisognerà modulare l'IMU in funzione della qualità dell'abitativa. Non si può dire 4% per tutti, 2% per tutti, o lo togliamo. Bisognerà dire in funzione del valore catastale dell'abitazione moduleremo l'IMU per non penalizzare sempre i soliti noti. Far fronte alla grave crisi economica cercando di graduare l'IMU ex ICI in riferimento alle situazioni che possono interessare i vari proprietari di immobili e quindi avere una particolare attenzione alle famiglie numerose, alle famiglie monoreddito, alle famiglie nelle quali sono presente persone diversamente abili, oppure per esempio, sempre per quanto riguarda l'IMU, avere una particolare attenzione anche nei confronti di coloro che svolgono attività agricola e che oggi non hanno la possibilità di far fronte a questa nuova imposta perché la crisi economica di settore indubbiamente incide anche su queste categorie. Ci sono diverse situazioni che quindi possono essere portate avanti affinché il Comune nel suo piccolo possa creare quelle condizioni necessarie per favorire l'occupazione nel Comune di Isernia. Allora, il problema non è solo l'aliquota IMU, rispetto alla quale è possibile anche delle moderazioni o delle esenzioni, tenendo presente le situazioni particolari. Il che è uguale a dire che se io dicessi oggi che metterò il minimo possibile ed immaginario, probabilmente direi una bugia, anche perché sarebbe un'affermazione elettorale. Io credo che se tu fai pagare un centesimo in più, no? E dai servizi, io credo che nessuno avrà modo di dire qualche cosa. Il problema di fondo è qual è? È che quando tu indiscriminatamente, per andare a riparare errori o una cattiva amministrazione che ha creato dei buchi in bilancio, aumenti indiscriminatamente le aliquote senza che a questo corrisponda un beneficio reale per la collettività. Questo è un problema veramente interessante. Certamente non conosco l'attuale situazione di bilancio del Comune di Isernia, ma mi dicono che è un bilancio molto molto negativo. Cercheremo di non alzare l'IMU al massimo, di tenerla al minimo e dopo un esperimento al minimo vedremo che cosa fare.